100 songs to make history for love, a love like ours. A love like ours.
confidence and ignorance approve me. Define my day today. I've tried so hard to shut it down, lock it up, and gently walk away. Appetites and impulses confuse me. Decide my day today. Now my body says it's over. Shaking hands move to tear my face away. And when the night comes, I'm fiending like a pyro. And I know stables my survival when there's music all around me. And I haven't got a single word to say. And then the light shines, it's gleaming like a bottle. And love knows I tackle it full throttle. May I illuminate the nameless, faceless saints of these odd and open graves. Sentite? Buon pomeriggio, grazie di essere venuti così numerosi all'incontro L'Europa da ridere, vignette satiriche e informazione politica. Vi presento i nostri ospiti, a cominciare dal moderatore che è Thierry Vissol, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Sergio Staino, l'inventore di Bobo che probabilmente conoscete tutti. Yannis Ioannou, che è un disegnatore greco. Carlo Gubitosa, che è un disegnatore italiano e che è il direttore di Mamma, una rivista di fumetti molto bella, che vi raccomando. E Marco Zatterin, che è corrispondente della Stampa a Bruxelles, nonché appassionato di fumetti. Ecco, vi lascio con i nostri ospiti e vi ricordo che dopo il dibattito e dopo le domande del pubblico, verso le 3:15, ci sarà la premiazione della migliore vignetta europea 2011, la prima edizione del concorso lanciato dalla Commissione Europea, insieme a Internazionale e a PressEurope.eu, insieme a Lucio Battistotti della Commissione Europea. Quindi rimanete con noi anche dopo il dibattito. Grazie Giampaolo, buonasera a tutti, spero che ci divertiremo un po' oggi. La satira politica è una cosa che io trovo personalmente molto interessante perché è una delle forme della vita democratica la più anziana al mondo. Non è per caso che è stata creata in Grecia nel V secolo prima della nostra era, e per questo che abbiamo anche chiesto a un famoso vignettista greco di essere tra di noi, perché ripresenta giustamente questo aspetto della vignetta e del suo uso nell'informazione politica. E dunque, senza volere fare grandi dibattiti filosofici, vorrei andare subito al punto
e chiedere ai nostri ospiti di dirci, secondo loro, a che cosa serve la satira grafica e politica. C'era due persone interessanti che hanno detto, uno storico dell'arte, Ernst Gombrich, che diceva la caricatura ben riuscita deforma le apparenze ma soltanto per raggiungere una verità più profonda. E c'è un vignettista francese dell'Ottocento, Honoré Daumier, che lui diceva la satira mette sempre in luce le incoerenze della modernità. Che cosa ne pensate? Sergio, se vuoi per primo esprimerti su questa domanda. Ma la satira senz'altro serve a ostacolare in qualche modo un potere considerato non giusto o comunque oppressivo o comunque ipocrita, e credo sia la forma di opposizione molto più, non so se più intelligente, ma sicuramente più intelligente e pacifista. È una forma in cui si cerca di mettere in crisi questo potere non opponendogli a violenza un'altra violenza, ma opponendo le ragioni dell'intelligenza. E con quello lo si cerca di fare ridicolizzando questo potere. Io credo questo sia l'aspetto più bello. Lo si fa in un modo naturale per chi fa l'autore satirico. La definizione più bella che penso si possa dare alla satira è quella di seminatrice di dubbi. Siccome tutti i poteri, siano quelli statali, istituzionali, religiosi, qualunque potere che violenta la società in cui si impone e non è riconosciuto da questa società, giustifica il suo potere diffondendo delle sicurezze, delle cose fondamentali, fondamentaliste, dei pilastri, la satira naturalmente va e cerca di notare le cose che non funzionano in questi pilastri, li vedono dietro, vedono l'ipocrisia che c'è dietro, la malafede, e la tirano fuori in una forma possibilmente allegra. La forma allegra fa ancora arrabbiare di più il potere. Yanis, qu'est-ce que tu penses de cela? Sono dello stesso parere del mio collega. La caricatura è una forma di opposizione e non può offrire un supporto al potere, sempre contro. Dicono sempre gli aspetti negativi e non parlano mai di quelli positivi. Parlano delle condizioni negative che esistono nella politica, dei fatti negativi. Io parlo sempre della satira politica, chiaramente. La satira politica non è mai collaboratrice del potere, ma la satira politica è estremamente popolare perché appunto mostra i difetti del potere. Abituato alle prime pagine e a condividere queste prime pagine con le vignette, che ne pensi? Sì, intanto ringrazio chi mi ha presentato per avermi dato il titolo onorifico di disegnatore, ma io sono solo un semplice giornalista prestato al fumetto e alla satira. Sono arrivato su questo terreno proprio perché ho scoperto con la mia esperienza che il linguaggio satirico, quello del fumetto e dell'illustrazione, sono tra le armi più potenti che abbiamo a disposizione per dire che il re è nudo, che ci sono dei poteri che vanno messi di fronte alle loro debolezze, alle loro umanità. Lo slogan della nostra rivista Mamma, che ho fondato assieme a un gruppo di giornalisti, fumettisti e vignettisti autogestiti, ha come slogan proprio "se ci leggi è giornalismo, se ci quereli è satira", proprio perché nel momento in cui uno ci dovesse querelare, noi rivendichiamo la nostra natura di foglio satirico, e cioè che utilizza un linguaggio che anche nelle sentenze della Cassazione, in vari procedimenti legali,
è stato riconosciuto proprio nero su bianco dalla legge come un linguaggio più libero, che non ha gli stessi vincoli e gli stessi requisiti del linguaggio giornalistico e che quindi non è per forza obbligato a documentare, a dimostrare, ma può mostrare semplicemente. Quello della satira è un linguaggio che può esprimere un sentire popolare anche quando non c'è una sentenza di un tribunale. È un linguaggio che può dare conto di un clima sociale anche se non c'è una ricerca sociologica. Quindi mi sono convinto, dopo vari anni di esperienza nel giornalismo, che quello della satira, del fumetto, della vignetta, dell'illustrazione è il linguaggio più potente, più simbolico e anche se vogliamo più europeo, più internazionale per affrontare i nodi critici del potere. Marco, se tu puoi anche rispondere. Spesso io invidio un po' quelli che fanno le vignette, perché hanno il lampo, hanno l'istinto, hanno il talento di trasformare in una cosa molto semplice un pensiero molto grande. Spesso sui giornali si usano tante parole per dire cose semplici e non è quello che forse il pubblico preferisce, anche se l'approfondimento è importante. La satira è prevalentemente ironia. Ironia è uno dei significati della parola ironia, è una finta ignoranza. E quindi è il giullare che si mette davanti al sovrano, lo prende in giro e poi ci ride e il sovrano lo deve accettare. C'è un proverbio che dice: quando scherziamo diciamo molte verità, la vignetta, ma soprattutto la satira, consente di farlo. E la cosa più bella delle vignette, dei vignettisti più bravi, e molti giornalisti non sono in grado di farlo, è quello di dare una notizia, dare un'emozione, dare un significato, soltanto con un disegno, e questa è una cosa bellissima. Grazie. Allora si pone ovviamente la questione: per voi la satira politica è veramente un elemento del dibattito democratico o è solo una specie di spinta, o come lo diceva Giuseppe Fiori, uno dei vignettisti che ha partecipato al concorso, la satira è il linguaggio dei sconfitti, si contrappone al potere che è di per sé invincibile. Dunque, serve a qualcosa? È di utilità pubblica la satira politica o è solo una specie di elemento che fa un po' sorridere e poi passiamo ad altro? Sergio? Ma io non credo che sia il linguaggio degli sconfitti, credo che sia il primo stato d'animo, la prima risposta emotiva che viene a chiunque subisca un'ingiustizia. Quando qualcuno che ha un ruolo nella società superiore a te ne approfitta di questo ruolo per comportarsi in modo ingiusto nei tuoi confronti e tu non puoi ribellarti, la prima cosa che viene fatto è di cercare di ridicolizzare questo personaggio. No? Quando siamo da ragazzi a scuola, i professori più stupidi venivano mimicamente ripetuti, no? Per cui si prendeva in giro su come camminavano, su come parlavano e così via. Quella è la prima forma di satira. Questo dipende naturalmente da quanto sia ottuso il potere, in qualunque forma questo si esprima, e quanto sia democratico. È chiaro che un potere molto ottuso, basta una minima espressione satirica, basta una barzelletta al limite, basta un racconto ironico sul potere per scatenare delle reazioni terribili. Quanto più il potere invece è democratico, è liberale, è illuminato e così via, e quanto più diventa laborioso il lavoro della satira, perché devi riuscire a trovare un livello di competizione, cioè trovare degli aspetti effettivamente importanti per riuscire a smascherare questo tipo di potere. Da questo punto di vista, il personaggio italiano che è stato terribile per quanto riguarda noi disegnatori satirici, autori satirici, è stato l'onorevole Giulio Andreotti, devo dire, che ha attraversato più di mezzo secolo di storia italiana ed è stato sicuramente l'uomo più disegnato, caricaturato, raccontato e compagnia bella. Lui ha avuto la grande furbizia, la grande intelligenza politica di non rispondere mai alla satira, mai, 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 mai. Tant'è vero
No, quando facemmo tango, mi ricordo una volta Vincino aveva disegnato un Andreotti sulla prima pagina, il giornale aveva 4 pagine, sulla prima pagina del giornale aveva disegnato questo Andreotti seduto con un braccio lunghissimo che attraversava tutta la pagina, poi giravi e attraversava la seconda, poi giravi e attraversava la terza, all'ultima pagina proprio in fondo c'era un sindona che stava per prendere il caffè e lui gli versava una polverina dentro. Io dico, qui ci querela, niente, non è su niente. Ecco, se questo fu di grande intelligenza politica, non dico altri due personaggi che sono stati quelli più amati da noi satirici, non dico i più stupidi perché non si può fare un accostamento così meccanico, certo, non altrettanto intelligenti e furbi come Andreotti, che sono Bettino Craxi e Massimo D'Alema, i due che più se la sono presa in una maniera incredibile, qualunque cosa feroce. Quando io lasciai Tango, il direttore mi disse: ah, guarda, ma non ci lasciare sguarnito il giornale, sempre l'Unità parlo, e dico no, per qualche il prossimo lunedì ti faccio una pagina così, per tanto per avere un po' di satira. E siccome in quel momento lì sembrava che erano gli anni, siamo all'89, quindi l'anno subito prima Tangentopoli, l'anno della massima espansione dell'ideologia craxiana, e questo Craxi sembrava ormai destinato a prendersi tutto, soprattutto a prendersi il Partito Comunista, perché quello era l'obiettivo, far fuori Occhetto in modo che tutta la grande forza del PC entrasse sotto la sua area. Allora lo disegnai grasso, sfatto, vestito male, ispirandomi a un personaggio di Reiser, che era il Grand Goulas, che era un borderline terribile, un clochard sudicione che pensava solo al sesso, era una vignetta, appariva, si avvicinava a una giovanetta che aspettava l'autobus e gli diceva: lei è dei gemelli, vero? Sì, come ha fatto a saperlo? Guardi, è semplice, allargava le mutande, lei guardava dentro e andava via con un urlo terribile, e lui concludeva: 1 su 12 mi va bene. Questo era il Grand Goulas. Io lo chiamai Grand Goulax con la X finale, sia per Craxi sia per il Gutlas, ed era un personaggio che entrava in scena cantando canzoni d'osterie, osteria numero uno, ogni volta, e se la prendeva sempre con Occhetto. Io pensavo di farla per una sola volta. Il giorno dopo, prima pagina dell'Avanti, quello vero, non quello di La Vitola ovviamente, un corsivo violentissimo contro di me, contro questa pagina. I direttori si parlarono e disse: guardi, non ci posso fare niente perché l'ha fatto direttamente il capo, era stato Craxi a scriverlo. Ah sì, dico, allora il lunedì dopo gliene fece un'altra pagina, e lui il martedì un altro corsivo, la terza volta un altro, per 3 volte. Poi il mercoledì era Renzo Foa direttore, mi chiamava e disse: guarda, leggi qua. Mi mise il Times sotto gli occhi, una pagina del Times, c'era su una mezza pagina intera, riproducevano alcune di queste mie strisce, e il titolo diceva: disegnatore italiano mette in crisi i rapporti fra i due massimi partiti della sinistra. E lì mi impaurì veramente, ho detto no, non voglio. Allora, Grazie Sergio. Yanis, tu fai très souvent. Tu molto spesso disegni la situazione greca, no? Parli della situazione economica in Grecia. Pensi che le tue vignette siano un riflesso della realtà greca, di quello che veramente pensa la popolazione, o forse contribuiscono al dibattito politico le tue vignette? Pensi che la tua attività sia un'attività politica e che questo possa stimolare un dibattito politico nel tuo paese? Beh, in realtà volevo dire già un'altra cosa prima. La caricatura
in realtà non è che promuova la democrazia, la caricatura ama la democrazia, può esistere soltanto in una democrazia, ma quello che fa la vignetta è proprio sfruttarla questa democrazia. Perché dico questo? Perché nella sua natura la vignetta è arguta, è sottile. La vignetta distrugge gli argomenti degli altri, porta i propri argomenti, li mette avanti, forse può sfruttare le idee degli altri, ma lei, in quanto tale, la vignetta, non fa nulla per dialogare con gli altri. In questo momento in Grecia stiamo vivendo una crisi difficile, però abbiamo fortunatamente un clima democratico. La maggior parte della stampa, naturalmente, la maggior parte dei giornali seguono la linea politica del governo, sostengono la politica portata avanti dal governo. E tutti i caricaturisti, tutti i vignettisti hanno invece una linea opposta, una linea che appunto va contro questa linea del governo. E questo lo dico per tutti i vignettisti, anche quelli che lavorano più vicino, nei giornali più vicini al governo, diciamo quelli più filogovernativi. Ebbene, anche questi vignettisti disegnano delle vignette che naturalmente criticano tutto quello che fa il governo, tutto l'operato del governo viene criticato nelle vignette. Questo è, devo dire, un privilegio che appartiene ai vignettisti. A volte le vignette possono addirittura rappresentare un alibi per i giornali che magari vorrebbero dire altre cose, vorrebbero adottare un'altra linea di pensiero. La vignetta infatti ti dà la possibilità di dire liberamente quello che altri non potrebbero dire sulla stampa, scrivendo con le parole. Tu pensi fare un lavoro di giornalista e di contributo al dibattito politico o vuoi solo fare la mouche du coche, come si dice in francese, cioè la spinta che viene sul cavallo e che fa un piccolo pst e poi se ne va? Io posso raccontare un'esperienza diretta che testimonia come un buon lavoro di giornalismo satirico possa addirittura toccare alcuni nodi scoperti del potere. Sulle pagine di Wikipedia era uscita qualche mese fa un'informazione sulla biografia del ministro Gelmini, in cui diceva che nel 2001, quando era presidente del Consiglio Comunale di Desenzano, era stata rimossa dall'incarico per manifesta incapacità. La cosa era grave e, siccome riguarda la scuola di tutti, noi siamo riusciti a pubblicare un fumetto in cui c'era un personaggio che andava dalla Gelmini e le ricordava questa cosa, dopodiché c'è una sparatoria finale in cui non si sa che cosa succede. E questo fumetto è arrivato in un'interrogazione parlamentare, tale per cui si è chiesto se fosse vera quella cosa che ha pubblicato Wikipedia e che noi abbiamo ripreso sulla nostra rivista. Ha risposto un segretario del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda, lo stesso che ci aveva rifiutato i documenti, perché noi non eravamo parte interessata, mi sembra che sia una cosa che interessi tutti, però noi non eravamo parte interessata. E pur essendo un atto pubblico ha detto: è stato affisso una settimana all'albo comunale, chi l'ha visto l'ha visto, adesso non si può più fare la copia. Allora ha risposto lui all'interrogazione parlamentare, dopo averci rifiutato risposta per iscritto, e ha detto che non è vero che la Gelmini è stata rimossa per manifesta incapacità, è stata rimossa per inadempimento dei suoi doveri istituzionali. E noi nell'ultimo numero... Ancora meglio. Esatto. Nell'ultimo numero della rivista abbiamo pubblicato un fumetto di errata corrige in cui abbiamo chiesto scusa dicendo che è ingiusto averle dato dell'incapace, perché se una prima viene rimossa dal Consiglio Comunale come inadempiente e poi diventa ministro, qualche capacità ce la deve avere per forza. Questo è un esempio.
Questo è un esempio per dire che secondo me la satira non è il linguaggio dei perdenti, ma a volte è il linguaggio dei deboli. Cioè noi cittadini, senza nessuna struttura alle spalle, siamo riusciti con un linguaggio nuovo a fare delle domande al potere. Per noi questa cosa è molto rara, è un dato eccezionale, ma se noi allarghiamo l'orizzonte all'Europa, vediamo che ci sono delle istituzioni come il Canard Enchaîné, che è il foglio satirico francese, che addirittura ha fatto cadere governi, o in Spagna c'è il settimanale El Jueves, che addirittura è entrato in conflitto aperto con la monarchia. Quindi secondo me il bambino che dice dell'imperatore che l'imperatore è nudo, non ha vestiti per quanto si pavoneggi, non è un perdente, è semplicemente un debole, una persona semplice che sta utilizzando il linguaggio della verità che magari tutti gli altri hanno scelto di non utilizzare più, semplicemente. E dunque, se capisco bene quello che dici, siete quasi più potenti di un Marco Zatterin, corrispondente, che parla delle grandi cose dell'universo. Certamente. No, non necessariamente. Però abbiamo una quantità di vincoli e di relazioni talmente ridotta da poterci permettere di fare il bambino che guarda la sfilata dell'imperatore. Non abbiamo la responsabilità, il carico di lavoro, le pressioni, il contesto ambientale difficilissimo che hanno i giornalisti. E quindi, in una posizione relativamente smarcata, possiamo fare, in alcuni casi, quello che il giornalista non può fare, non perché è venduto, corrotto o preda di chissà quali poteri, ma semplicemente perché nella sua posizione gli è più difficile farlo, è in un flusso di lavoro produttivo che gli rende più difficile pubblicare un fumetto in cui c'è un orsacchiotto che dice il ministro Gelmini aveva questa cosa di cui non è ben chiara la natura. Quindi è una forma... Forza, la nostra forza, scusa, è la forza del... noi possiamo alludere esatto. Pesantemente, questo no? Marco, cosa che Marco, un giornalista deve dare delle prove, non può Marco fare. Vuole intervenire. No, io sono d'accordo, potessi ritwittare quote, però bisogna anche vedere come interpreti il tuo mestiere, sia che tu sia giornalista, sia che tu sia disegnatore. E allora se io invece che un articolo di giornale mandassi un orsacchiotto, probabilmente perderei il posto in tempi molto rapidi. Però nel fare la cronaca uno può anche, oltre a dare le notizie, che poi per quanto concerne il mio lavoro è la cosa più importante, uno si può anche divertire. E allora, aneddoto per aneddoto, vi posso raccontare che 2 settimane fa il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana è stato costretto ad andare a Bruxelles a parlare dei conti pubblici italiani e purtroppo non è potuto andare a parlare con i giudici di questioni che lui ritiene irrilevanti, e quindi costretto ad andare in Europa è andato prima a Bruxelles, dove ha incontrato il Presidente del Consiglio, e poi è andato al Parlamento Europeo, dove per 48 minuti ha incontrato il Presidente del Parlamento Europeo. E nel corridoio che portava alla sala d'onore del Parlamento Europeo, a un certo punto arrivano due parlamentari del partito del PDL, gruppo PPE in Europa, Partito Popolare Europeo, arrivano con dei tacchi altissimi e cominciano a cercare di passare per poter andare a salutare il Premier. Ci sono stati dei gossip naturalmente su queste parlamentari prima che fossero elette, che raccontavano che queste parlamentari erano considerate le villine del Premier, tutte storie naturalmente prive di fondamento. E queste due signore che fanno il loro lavoro da deputato europeo in questo momento in modo indiscutibile per quanto mi risulti, si sono presentate con tacchi altissimi. Io il giorno dopo ho fatto il mio articoletto sulla visita del Presidente e in fondo al pezzo ho raccontato che c'erano questi due parlamentari che avevano cercato di andare a salutare il Premier, erano state fermate dalla sicurezza perché non era previsto dal protocollo e che incidentalmente vestivano tacchi vertiginosi. Il giorno dopo mi chiama una di queste deputate con la quale giuro di non avere frequentazioni, tant'è che il numero era anonimo, per me era un numero che non conoscevo, e lei mi dice complimenti per l'articolo, sono quella dai tacchi vertiginosi. E gli dico, cosa c'è di male, aveva dei tacchi alti, ma lei, sottolineando il tacco vertiginoso, usa la malizia. E io le dico, guardi che non ho neanche scritto che erano leopardati. Perché
ammetto che... ammetto che se avessi scritto che erano leopardati sarei stato malizioso, ma La Stampa è un giornale che ha uno stile e quindi ho scritto che erano vertiginosi. È finita male la telefonata. Tre giorni dopo la signora era in tutte le intercettazioni, quello, però anche quello non ho prove dirette. Vabbè, basta così. Molto nobile, molto nobile. Non sì, è fatto nobile. E allora la domanda seguente, che arriva dopo quello che avete detto tutti voi, c'è un vignettista, Mauro Biani, che dice, come ve lo dite voi, la vignetta satirica è il frutto del pensiero libero capace di rompere i schemi. E Sergio, tu stesso dici, e l'hai detto prima, la satira politica deve sempre guardare verso le ipocrisie di ogni provenienza. La domanda è, ma si può ridere di tutto? Si deve ridere di tutto, per me. C'è il riso e il riso, obiettivamente. Insomma, io quando racconti qualcosa, anche di tragico, anche di sofferente, e riesci a farlo comunque non rinunciando a quello che è il tuo mestiere, che è quello appunto di usare personaggi molto deformati, molto caricaturati, e sempre con l'obiettivo anche di far scaturire un sorriso. Io me lo sono chiesto la prima volta questo quando morì Enrico Berlinguer. Quando morì Enrico Berlinguer, io che fino a quel momento lì ero stato quello che aveva portato la satira all'interno dell'Unità, la satira nel PC, l'autosatira e così via, sembrò naturale a tutti che dovessi in qualche maniera raccontare quella che fu una manifestazione di popolo incredibile, che furono i funerali di Berlinguer a Roma, una cosa di un'emozione enorme, perché tutti anche inconsciamente sentivamo che era proprio un'epoca che si chiudeva. Nessuno avrebbe immaginato poi che l'etica che aveva sempre proclamato Berlinguer finisse come è finita, così nel dimenticatoio più totale, dando luogo a tutte le forme di corruzione che vediamo oggi. Però c'era questo senso di una porta che si chiudeva e ne si apriva qualcosa che non sapevamo cos'era, anche il modo con cui era morto. Cioè, sta di fatto che in quel milione di persone, veramente un milione di persone, non era come oggi si spara 2-3 milioni alle manifestazioni e non sono vere, quello era veramente un milione di persone, che sono tantissime, rappresentavano un po' tutta l'Italia migliore, che andava molto al di là del Partito Comunista, insomma riguardava tanti, tanti gruppi sociali e tante ideologie all'interno di questo. Io ho detto, ma posso raccontare una cosa simile? E lo raccontai. Tre giorni dopo feci questa storia, funerale di Berlinguer, in cui, se la leggi ancora oggi, vedi che comunque un sorriso viene fuori. È un sorriso mesto, un sorriso dolente, è il sorriso che si deve toccare quando i sentimenti sono così profondamente colpiti. Però si può fare. Io credo, anzi, che se riesci a raccontare delle cose tragiche, profonde, di grande commozione, o comunque con messaggi politici molto forti, e le riesci a raccontare comunque predisponendo fin dall'inizio il lettore a aprirsi con un sorriso, poi entrano più a fondo, più dentro. Credo sia un grande vantaggio che abbiamo noi come disegnatori satirici. Yanis, in Grecia, est-ce que l'on peut rire de tout? Est-ce qu'on peut rire? Yanis, in Grecia si può ridere di tutto? Si può ridere della religione, ad esempio? Si può ridere dei rapporti con i turchi o dei rapporti con la Repubblica Macedone? Bah. Si può sempre ridere del male degli altri. Si può ridere della condizione degli altri, ma è vero che ci sono dei limiti. Ad esempio, non si può ridere di Fukushima. Nella nostra lingua ci sono
vari modi di esprimere e di dire caricatura. Uno è gariografia, ovvero una parola che gira più verso la risata e l'altra che esprime più il ridicolo. E la parola che esprime in realtà la caricatura in greco è quella che si avvicina di più al ridicolo, che si avvicina di più all'aspetto sarcastico. Ci sono diversi tipi di risata, ci sono vari modi di ridere. Il sarcasmo è proprio quello che fa lavorare il caricaturista. L'altro tipo di risata, la risata più legata alla gioia, diciamo così, è qualcosa che non ci riguarda, quindi è qualcosa che non conosciamo. Una persona felice, una persona gioiosa ride e non ha certamente bisogno delle nostre vignette per ridere. Questo è il fondo della satira. In passato i vari comitati, i vari approcci, come quello di Molière ad esempio, erano approcci sarcastici ed erano proprio questi che riescono a danneggiare i poteri, ed è quello che io preferisco. Nella tua rivista tu puoi ridere di tutto o fare ridere di tutto, attaccare qualsiasi tabù in qualsiasi modo? Ma io prima di tuffarmi di testa nella satira e nel fumetto ho avuto dei grandi riferimenti nel giornalismo. Uno di questi è Ryszard Kapuscinski, uno dei più grandi inviati della storia del giornalismo, un grande narratore dell'Africa e di tante guerre dimenticate. Kapuscinski diceva che il vero giornalismo è quello intenzionale, che si prefigge una forma di cambiamento, che vuole incidere in positivo sulla realtà. Io penso che la satira abbia fatta bene, abbia la stessa funzione, cioè quella di non essere risata o comicità fino a se stessa, ma quella di accendere una lampadina, di puntare un riflettore su un problema per poterci ragionare sopra. Quindi la domanda per me, la satira può ridere di tutto, è equivalente alla domanda l'umanità può ragionare su tutto. Verrebbe da rispondere di sì, purtroppo la risposta è no. Perché nelle nostre società esistono degli argomenti tabù, in alcune società più democratiche o più avanzate sul punto di vista dei diritti civili questi tabù sono più nascosti, più difficili da raggiungere, in altre società dove c'è un controllo più stretto sulla cultura e l'informazione questi tabù si toccano appena uno prova a fare un passo in avanti. E quindi il problema è proprio che così come noi, come umanità, abbiamo difficoltà a ragionare su tutto, anche la satira a volte ha difficoltà a ridere di tutto. Però è proprio quello, secondo me, il suo ruolo, quello di andare, spostarsi sul confine, sul limite dei tabù, per avventurarsi in ragionamenti, in domande che nessuno prima ha avuto il coraggio, la forza o l'iniziativa di esplorare. Faccio un esempio che molti ricorderanno. La vignetta di Vauro sui cimiteri del terremoto, che è stata censurata, gli è costata una sospensione, danno zero, non era una battuta che offendeva le vittime, era appunto il tentativo della satira di ragionare su tutto, e cioè anche dopo un terremoto, a maggior ragione dopo un terremoto, ragioniamo se sia stata una cosa intelligente concedere permessi indiscriminati per aumentare le cubature delle case, per fare interventi edilizi senza troppi controlli. Il problema è che quel tentativo di ragionamento si è scontrato con uno dei tabù della nostra società, che è la morte, e anche spesso la mancanza di intelligenza, di senso critico da parte di chi legge. Quindi se la vignetta è un dito che indica qualcosa e poi noi ci fermiamo sulla punta dell'unghia del dito, si sta infrangendo un tabù, però in realtà si sta esercitando il diritto di ragionare su tutto. La risposta è sì, si deve, cioè il vignettista deve essere in grado di fare ironia su tutto. E secondo, l'ironia è uno scarto improvviso, è un cambiamento del punto di vista e ti fa vedere l'altro aspetto.
Ci sono però, secondo me, due punti di vista che non devono essere divieti, ma vanno alla sensibilità di tutti noi. C'è una questione di gusto che è personale. A me personalmente, se una cosa è eccessivamente volgare o eccessivamente fastidiosa, non piace, anche se l'eccesso è adorabile. Non far ridere. Eh? Non far ridere. Ecco. E l'altra questione è il rispetto delle persone che non lo possono capire. Perché finché il vignettista si esprime su un giornale e allora diventa un atto pubblico, uno lo guarda, gira la pagina, ma nel privato o con altre persone, soprattutto se non hanno incarichi pubblici, un'ironia eccessiva può offendere semplicemente perché ci sono persone che hanno dei tabù personali che non sono disposte ad accettarle. È molto serio questo, mi rendo conto, però potrei provare ad abbassare il tono. Al funerale di mio zio, che si chiamava Arnaldo Cappella, andammo fuori dall'ospedale e entrammo in un luogo dove c'era scritto Cappella. E mio padre, che era seduto di fianco a me durante la cerimonia, disse: io al mio funerale ci voglio Zatterin. Venne giù una risata durante il funerale, mia madre disse: ragazzi, e noi cerchiamo di convincere che a lui sarebbe piaciuto. L'ironia si può dire. Sì, là c'è un problema tra la forma e il soggetto che è trattato, ma al di là di questo, come diceva Carlo, ci sono dei tabù, e ci sono dei tabù che possono essere diversi nelle varie società. E poi vediamo che c'è sempre di più su tutti i giornali delle vignette, e le vignette, anche se, come diceva Yanis, possono essere diverse nel loro approccio politico del contenuto dello giornale stesso, molto spesso alcuni giornali non accetteranno alcuni tipi di vignette. Cioè, arriviamo là a un filo molto difficile tra il tabù, tra l'orientamento politico di quello che vi pubblicano, di una o censura o autocensura dell'autore delle vignette. C'è o non c'è questa censura o autocensura dei vignettisti? Sergio, tu puoi nell'unità pubblicare qualsiasi cosa, o sai più o meno quello che devi o non devi pubblicare o proporre alla redazione? No, credo che sia uno dei giornali più liberi da questo punto di vista, insomma, obiettivamente posso... Certo, l'ho scelto io di lavorare con l'unità, vuol dire che insomma, ne condivido una buona percentuale della linea di quel giornale, ne condivido le battaglie ideali, quindi c'è una sintonia. Posso toccare qualunque cosa e in qualunque forma. Naturalmente a me non verrà mai in mente di fare l'esaltazione del fascismo sul mare, perché non viene in mente a me, perché io esprimo nelle vignette le idee che sono le mie, le indignazioni che sono le mie, le emozioni che percepisco che sono le mie, che sono in larga misura poi attigue a quelle del giornale. A volte mi vengono in mente delle immagini provocatorie, se le meriterebbero, insomma, tanti politici o anche tanti religiosi, quando è venuto fuori tutto lo scandalo terribile della pedofilia nella Chiesa Cattolica. L'unico prete in sala. Ti verrebbe in mente di fare delle immagini. La vignetta è fatta di due elementi, no? Cioè, un elemento razionale che è la battuta, taglio con l'accetta, poi ci sono la parte razionale che è la battuta, e poi c'è una parte del disegno che è molto emotiva, invece l'elemento irrazionale, l'elemento che spesso dà la forza e la sostanza ad alcune battute. Per alcuni disegnatori no, LK per esempio è tutto cervello, per cui c'è la battuta
nella sua secchezza funziona benissimo, il disegno ha una funzione secondaria. In altri disegnatori, per esempio in Altan, è molto importante che si veda chi è il personaggio, che tipo di faccia ha, che lo sguardo che ha, perché tutto quello ti porta alla comprensione totale della vignetta. Ecco, nella parte del disegno ci sono delle cose, come accennava Zatterin, di cui si può cadere nella volgarità, quindi dove c'è la mostra di organi sessuali o di atti sessuali o di cose legate comunque a volgarità di questo tempo, che mi piacciono molto, devo dire, ma che vanno fatte su altri giornali, insomma, vanno fatte su giornali satirici, vanno fatte su dei giornali che chi va all'edicola e compra quel giornale sa che dentro quel giornale potrebbero esserci delle cose, e ci sono senz'altro delle cose molto dure da un punto di vista anche di immagine. Io ricordo Il Male, insomma, quando Andrea Pazienza, che giustamente oggi tutti ricordano come uno dei grandi autori italiani, fece all'epoca, era morto un dirigente del Partito Comunista, e neanche un mese dopo morì anche la sua carissima moglie, e lui disegnò questo dirigente in paradiso che stava facendo sesso con un angelo. Arrivava lei e diceva: oh, ma è già qui, gli diceva, era disperato perché la moglie era arrivata. Una cosa simile sull'Unità, è chiaro che non la vedrete mai, ma non si deve vedere, perché è un giornale che va nelle mani di tutti, e giustamente uno non gli piace di vedere delle provocazioni di questo tipo. Sul resto sì, se c'è un giornale satirico, ora c'è Mamma, o fra poco uscirà, sembra, anche il nuovo Male, no, Male come si chiama, o altri giornali satirici, è chiaro che su queste cose qui troveremo anche questi tipi di provocazioni. Il problema mio è un altro, il problema mio è quello dell'autocensura, ma non da un punto di vista delle immagini, da un punto di vista che io sono un disegnatore chiaramente schierato politicamente. Io faccio parte della sinistra ed ero della sinistra prima di diventare disegnatore. E ho scelto la strada del disegnatore anche per esprimere le mie idee, i miei giudizi di sinistra su queste cose qui. Quindi è chiaro che quando devo prendere in giro il segretario o il presidente o un dirigente del partito a cui io sono affettivamente legato, posso essere portato in qualche misura a modificare, a tacere, insomma, non fa molto piacere, insomma, no? Ecco, farebbe più piacere che l'ipocrisia fosse tutta nel partito attualmente di governo, e la realtà bella, l'onestà, la grandezza ideale fosse tutta da quest'altra parte. Non lo è così, e quindi devo farmi un po' di violenza. Sono arrivato fino al punto, quando feci Tango, che era un giornale inserto dell'Unità, per sfuggire al pericolo dell'autocensura, perché guai non venisse fuori un giornale che incensava la sinistra e per andare addosso alla destra, volli condizionai l'uscita di questo giornale alla presenza di alcuni autori come Vincino, come Angese, tutto il gruppo che venne dal Male, Andrea Pazienza, eccetera, che erano profondamente critici. Vincino era stato addirittura buttato fuori da Montecitorio quando presidente della Camera era Nilde Iotti, una cosa brutta come nella storia del nostro partito, perché lui stava disegnando, come giornalista disegnava le vignette su Montecitorio, e con il pretesto che gli scranni dei giornalisti sono per giornalisti che devono scrivere e non disegnare, e con questa motivazione fu espulso dalla Camera. Ecco, quindi lui ce l'aveva molto il dente avvelenato. Io lo volli sul giornale insieme agli altri perché erano il mio antibiotico, il mio antidoto alla possibilità che in certi momenti di debolezza potessi in qualche misura riservare un trattamento privilegiato alla mia parte politica. Di fronte all'ipocrisia bisogna sparare sempre. Grazie. Yanis, tu nous disais tu. Yanis, prima ci hai detto che nei giornali greci
che sono, diciamo, filo governativi per via di tutte le politiche che stanno attivando adesso, i caricaturisti, i disegnatori, i vignettisti avevano comunque un approccio critico. Ma questo approccio critico è sempre accettato oppure c'è anche talvolta un elemento di censura o anche di autocensura? Beh, certamente sì. Visto che queste vignette esistono, vengono accettate, ma autocensura, secondo me questa parola non dovrebbe esistere. L'autocensura in realtà è la coscienza di ognuno. La coscienza di ognuno di noi quando fa delle scelte e quando decide di lavorare per un giornale. È la coscienza la nostra autocensura. Il vignettista segue la linea del giornale, naturalmente, ma segue anche gli interessi della direzione del giornale. Grazie. Donc. Quindi, stavamo dicendo, a tuo parere l'autocensura forse non dovrebbe esistere? No, non è che non dovrebbe esistere. Il termine autocensura, secondo me, non esiste. È una questione di coscienza e basta. La vera parola da utilizzare, il vero concetto da utilizzare è la coscienza, l'autocoscienza e non autocensura. Diciamo che ognuno di noi si colloca in una vera e propria censura quando decide di collaborare con un certo tipo di datore di lavoro, diciamo. Questa è una cosa che va detta, bisogna saperlo. I giornali oggi sono comunque, come dire, dei prodotti che non sono sufficienti a loro stessi, non bastano a loro stessi. Naturalmente io adesso parlo di grandi giornali, non di piccoli giornali. Questi giornali spesso vengono usati e sfruttati come strumento per ottenere altri scopi. E per quello dico, la coscienza va legata ai limiti di ognuno, che ognuno di noi deve conoscere. Ma il problema della censura, per la mia conoscenza limitata che riguarda appunto il caso italiano, è un problema diverso da come lo si immagina. Non c'è un capo redattore cattivo che sta sulla tua spalla e ti dice no, questo non va bene, facciamo qualcos'altro, anche perché noi siamo editori di noi stessi. Però questo non ci esime dal problema della censura, perché il problema della censura in Italia è un problema di censura strutturale, sistematica. È un problema di censura che nasce prima di tutto sul piano legale, perché in Italia se si pubblica qualcosa di sgradito, anche se rientra nei criteri di continenza, correttezza di espressione, in tutte quelle regole stabilite da varie sentenze, il diretto interessato può denunciarti, farti una causa civile, e per come funzionano le cause civili, se tu in primo grado soccombi, intanto paghi, poi fai appello. E già prima di soccombere, il fatto di avere una causa civile intentata da tizio ti fa pensare due volte prima di fare un'altra vignetta o scrivere un altro articolo su tizio. Questo problema è tanto forte, tanto strutturale, tanto pervasivo quanto ignorato. E quindi non lo vediamo oggetto di campagne, di post-it, di appelli su Facebook, ma il nodo fondamentale di tutta la questione censura riguarda proprio come viene garantito dallo Stato, dalle sue istituzioni, dalle sue leggi, il diritto all'espressione, che in altri paesi tipo Stati Uniti col primo emendamento è molto più ampio. Io quindi mi trovo a dover praticare più volte l'autocensura, come nel caso in cui avevo trovato un volantino elettorale di un tizio di Olbia, il rappresentante, neanche uno qualunque, rappresentante provinciale di un partito, che diceva «tra poco ci sono le elezioni». Se voi mi votate, io aiuterò tutti quelli che hanno abusi edilizi, problemi di condoni, cioè messo nero su bianco col numero di cellulare sotto. Io ho telefonato
E ho detto, scusi, io ho una casa totalmente sconosciuta, non esiste per il catasto, volevo sapere come mi può aiutare. E lui mi ha detto, guardi, non si preoccupi, perché se noi andiamo su ci sono questi e questi quartieri che entrano a far parte del borgo e quindi si può fare la sanatoria rivolgendo, mandando i documenti al comune, eccetera, eccetera. Io semplicemente, senza aggiungere neanche una riga di commento, ho dato le istruzioni, i consigli, i suggerimenti che mi erano stati dati da questo personaggio, e quindi ho scritto consigli, manuale per il perfetto abusivo di Olbia. L'abbiamo messo sul sito, ho messo tutti i consigli, se state in questi quartieri aspettate che se vanno loro poi entrano nel borgo, eccetera, eccetera. Mi è arrivata addirittura la telefonata da questo signore, quindi stiamo parlando di poteri, di micropoteri, di poteri locali. Mi è arrivata la telefonata di questo signore che dice, lei come si è permesso di fare questo? Dico, guarda, io ho rispettato il diritto di cronaca, se vuole pubblichiamo una rettifica. Ma che rettifica? No, lei deve togliere tutto, se no io la mando in galera addirittura. Quindi qual era l'ipotesi? Con mia moglie abbiamo fatto un accordo che o i risparmi li scommettiamo sulla rivista o li scommettiamo sugli avvocati. Per evitare, diciamo così, di foraggiare più del dovuto, scusate questa parola ormai abusata, per evitare di destinare più denaro del dovuto al sistema legale, quella pagina è scomparsa dal sito mamma.am. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che qualunque organo di informazione, qualunque autore giornalistico o satirico, qualunque persona che manda messaggi in pubblico, non ha una sua forza, o non è un supereroe, non ha superpoteri interiori per resistere alla censura, ai condizionamenti, alle pressioni che arrivano dall'esterno. Ma questa forza gli arriva dal rapporto che ha con il suo pubblico di lettori. Quindi se noi facciamo bene il nostro mestiere, fin dove possiamo arrivare senza dover scommettere più di tanto, senza dover sfidare più di tanto questo sistema di censura legale, fin dove noi potremo arrivare, arriveremo. Se il sostegno dei lettori ci darà le spalle forti per avere un ufficio legale di 20 avvocati, la prossima volta il signor X di Olbia avrà a tutta pagina su una rivista di 10.000 copie manuale per il perfetto abusivo di Olbia. Senza questo, senza questo rapporto diretto tra chi legge e chi scrive, spacciarsi per invulnerabili o immuni a qualunque tipo di censura o di pressione è, diciamo, presuntuoso in alcuni casi, irreale in altri. Quindi il problema di decidere, del filtro, di decidere cosa pubblicare, è un problema scottantissimo, perché devi decidere cosa vuoi pubblicare, cosa puoi pubblicare, cosa puoi pubblicare rischiando il giusto, cosa puoi pubblicare sapendo che rischi grosso. E chiudo guardando l'altra faccia della medaglia, nel senso che oltre al problema del potere esterno che ti limita in ciò che devi dire, c'è anche il problema del cosiddetto gatekeeping, che non è la soppressione delle informazioni, ma è decidere che questa informazione è più importante di quell'altra. Decidere, e questo lo può dire solo la tua coscienza, se magari migliaia di vittime civili della guerra in Libia sono più importanti come oggetto della tua satira e della tua informazione di 30.000 persone al giorno che muoiono per fame e malattie curabili. Quindi c'è anche la scelta a monte di quello che si deve dire e quello che non si deve dire. La realtà è complessissima, dei miliardi di fatti che succedono nel mondo solo alcuni diventano notizie. Però io penso che per arrivare allo specifico della satira e della vignetta, penso che questo linguaggio ricco di simboli, ricco di suggestioni, che stimola la fantasia, stimola la riflessione, stimola a farsi delle buone domande anziché cercare risposte facili, può essere un canale privilegiato per dare un messaggio chiave al lettore. Guarda che la realtà è più complessa di quello che c'è in questo rettangolo di carta. Noi ti diamo degli strumenti, non ti vogliamo dare la verità. Fatti la tua idea, leggi il più possibile, allarga il tuo orizzonte, magari anche a riviste in altre lingue di altri paesi, perché ormai si può fare, e tieni presente che noi siamo solo uno strumento e non una sfera di cristallo che guardi noi e hai guardato tutta la realtà possibile. E in un certo modo quello che volevo chiedere a Marco, non ci ritroviamo in una situazione dove il vignettista, un po' come il giornalista, deve essere un po' nel ruolo del portavoce del politicamente corretto? No, dipende, io non voglio parlare per la mia categoria, o per nessuna categoria, però io credo fermamente in una cosa, in più cose che fanno parte di una cosa.
credo fermamente che se una notizia è buona, è fondata, va data. Non mi interessa chi riguarda, non mi interessa chi, se la notizia è buona, si dà. E poi vediamo. Se una domanda è giusta, se una domanda ha senso, si fa. E poi vediamo come va a finire. Però il lavoro loro, il lavoro nostro, non è soltanto un lavoro qualunque. C'è da fare domande, da far riflettere, da far ragionare. Se c'è una domanda si fa, se c'è una notizia si dà e poi vediamo. Se no non si farebbero trasmissioni come Report. Questa mi sembra una posizione ottima nel limite che diceva Carlo, cioè di avere qualche avvocato dietro che ti possono eventualmente difendere. Vabbè, volevo cambiare un po' di argomento per andare un po' avanti, poi finiremo il dibattito per poter avere delle domande del pubblico. Adesso siamo in un periodo in quale molti giornali hanno dei cartacei, hanno problemi e dove c'è una grossa competizione con l'internet. Eppure nel stesso tempo vediamo una rinascita, in un certo modo, dei giornali o dei magazine satirici. Mamma è un esempio, ma anche il Misfatto o anche Frigidaire, e adesso è annunciato la ripubblicazione o il ritorno, diciamo, del male. E dunque per voi, come vedete la vignetta? Deve rimanere una cosa su carta o l'internet può giocare un gioco importante per lo sviluppo di questo? E come spiegate questo ritorno di interesse per i magazine o le riviste di satira politica? Sergio, vai, sempre tu. Credo che ogni periodo storico ha il suo media privilegiato, no? a cui ci si riferisce ed è quello che raggiunge un numero di utenti altissimo ed è quello che poi in definitiva conta, insomma. Penso alle riviste satiriche del primo Ottocento, poi il teatro, poi arriva il cinema, poi arriva la televisione. Tutte le volte che arriva un arricchimento tecnologico, uno sviluppo che supera le possibilità di quello precedente, giustamente si parla sempre a Dio alla fine è arrivato il cinema, alla fine è il teatro, è arrivato, è arrivata la televisione, alla fine è il cinema. Poi ci si accorge che non è così. Si modificano alcune cose, si modificano gli spettatori, si modifica il livello di spettatori, il numero. Certo, se io penso agli anni 50, quando andavo al cinema io, tanto Firenze dove vivo era strapieno di cinematografi in ogni angolo. Andavamo il sabato o la domenica al cinema, non trovavamo posto, sempre posti in piedi, non c'era un buco dove sedersi, dovevamo vedere il film in condizioni terribili. Per la tanta richiesta che c'era. Poi è arrivata la televisione, tutto questo è cambiato, non è che sia scomparso il cinema, ora sta scomparendo un po' di più perché stanno arrivando i film che si scaricano in internet, arrivano tutte queste altre cose, però una parte di cinema bello rimane sempre. Io credo per la satira disegnata sta succedendo la stessa cosa. L'epoca d'oro della satira disegnata è finita. È finita perché è finita la stampa da quel punto di vista come elemento principale di conoscenza e di informazione. Io ricordo quando il Male ebbe la grande intuizione di fare le finte prime pagine dei giornali, che è stato forse proprio il momento in cui il Male ha venduto di più, aveva un successo enorme, era perché io allora insegnavo in una scuola media, io ero fra quelli che prendeva il Male, arrivavo nell'aula professori alle 8:30 prima di iniziare le lezioni, tiravo fuori la finta prima pagina di Repubblica, mi ricordo quella casualmente, che diceva lo Stato si è estinto, dopo 150 anni si avvera la cupa previsione di Carlo Marx, editoriale di Scalfari, tutte le cose,
E questi allibivano, erano sbiancati, guardavano questa cosa, lo rigiravano, eppure era proprio la prima pagina di Repubblica, era fatta benissimo, identica, c'era una situazione di smarrimento totale. Questo cosa presupponeva? Presupponeva che alle spalle c'era un rispetto, una credibilità dei giornali altissima. Oggigiorno, un po' perché i giornali si è capito che anche loro fanno, soprattutto in questo momento, lanciano le notizie in maniera molto spesso superficiale, poi ci sono alcuni giornali che hanno preso addirittura il posto dei giornali satirici, tipo Libero, no? Che fa dei titoli, c'è un giornale che titola, no, ma è vero, no. Berlusconi è bollito, è un titolo di prima pagina del Libero, non è Mamma che l'ha fatto, cioè sono cose che uno non riesce a capirle in quelle situazioni. Quindi questi tentativi di tornare fuori, penso al Male con Vincino e Vauro che lo dirigono, Vincino è una vita che tenta tutte le volte di riaprire questo Male. Io ne ho un ricordo ormai ventennale di lui che mi telefona: Sergio, partiamo. Io sì, rieccoci, sai. Questa volta per stupirmi, mi ha pregato giustamente di partecipare. Ha detto va bene, ma io voglio sul Male, gli ho detto, la stessa libertà che ha Adriano Sofri su Il Foglio, perché voi sapete che Adriano Sofri e Ferrara sono veramente, da un punto di vista del pensiero politico, sono opposti di 180 gradi. Ciò nonostante, Ferrara lascia la piccola posta di Sofri un'incompleta libertà, per cui questa voce è totalmente contraria alla linea del giornale che giorno per giorno si appare su questo giornale. Lui mi ha detto di più, ti do due pagine, facciamo. Ecco, gli ho mandato questo primo lavoro per il numero zero, e il primo numero uscirà mercoledì, e due giorni fa mi è arrivato il bonifico di pagamento. Mai successo prima. Che è successo? Ma è incredibile. Quindi questa sarà forse la volta buona che il Male parte. Ecco, parte, è illusorio pensare che questo giornale possa ripercorrere i fasti di quelli che fu 30 anni fa il Male. Se va tutto bene rimarrà una nicchia molto bella, interessante, di lettori particolarmente sensibili alle immagini, particolarmente divertiti da riannusare sulla stampa, le vignette e così via, e sarà già una grande cosa avere questo, come il cinema, come il teatro, cioè sono linguaggi che ci arrivano dal passato e che ancora oggi ci possono dire a una popolazione minoritaria, molto colta e raffinata, possono dire qualcosa. Il grosso si muoverà su altre direzioni, soprattutto ancora oggi credo la televisione, e non è un caso che Berlusconi abbia più puntato lì nello sguarnire qualunque televisione di situazioni satiriche estremamente pericolose per loro. Questo è l'elemento fondamentale. Internet arriva un po' perché è il futuro, e un po' arriva, a mio avviso, perché è una soluzione anche di libertà rispetto a un controllo ferreo della televisione che abbiamo oggi in Italia. E quindi ben venga Internet. Io credo che qualcosa di buono l'abbiamo fatto, credo, ancora noi autori satirici, disegnatori, qua e là, delle cosine che hanno un senso, forse riuscite a trovarle. Ma le cose, a mio avviso, più belle che commentano satiricamente oggi la situazione politica non solo italiana, dobbiamo andare a cercarle su Internet. E perché ancora non sappiamo... Sergio, abbiamo pochissimo tempo, se permetti passerei anche la parola agli altri. Mi smetto subito. Grazie. Mi spiace, ma siamo stretti dal tempo e volevo anche che il pubblico potesse partecipare, dunque vorrei rapidamente avere dagli altri la loro impressione. Yanis, tu mi dicevi... Questa mattina mi dicevi che in Grecia non ci sono più riviste satiriche politiche. Internet allora può svolgere questo ruolo? Può essere il motore di sviluppo di questo
approccio della satira e della critica politica attraverso il disegno satirico, attraverso le vignette? No, ho detto sì, ma in realtà no. No, perché internet è solo uno strumento. Non credo che si possa rinascere nella caricatura, nella satira, nella vignetta, se ci sono tagli ovunque. In Grecia, in questo momento così difficile, la caricatura non avrà futuro se le cose continueranno così. Internet per me non permetterà nessuna rinascita. Quello che fa internet è che dà la libertà alle persone che non riescono ad accedere alla grande stampa di leggere, di vedere quello che accade. In Grecia sono pochi, pochissimi i vignettisti che riescono a pubblicare vignette sulla stampa. Siamo solo una quindicina. E però ci sono tanti giovani che hanno talento, che non riescono però ad accedere alla carta stampata. Questa è la libertà che può dare loro internet. Possono mettere le loro vignette su internet. Carlo, la tua rivista... Ma... ...e il sito internet. Secondo te qual è il futuro? Allora, è una domanda che mi pongono in molti ultimamente, dice: ma perché vi ostinate a stampare quando ci sono i tablet, c'è internet, c'è la tecnologia? Allora, io questa domanda me la sono posta tante volte. Allora, al netto della gioia infantile di quando ti arrivano a casa i pacchi di riviste che devi mettere nel salotto, al netto del piacere fisico quasi erotico di toccare una carta da 135 grammi a metro quadro e annusarla appena sfornata dalla tipografia, al netto di tutte le belle serate di calore familiare passate ad attaccare etichette, chiudere buste, fare i pacchi di riviste, io faccio un ragionamento molto semplice, che se la carta, gli alberi morti devono essere riempiti da Confindustria con soldi pubblici, a maggior ragione lo voglio fare io con soldi miei. E quindi il dato del digitale che molti non sanno è che tutti i CD e DVD che avete a casa, dove avete fatto il backup, il salvataggio dei vostri dati preziosi, fra 10 anni, se avete fortuna, fra 4 se il tempo è medio, saranno tutti illeggibili. I dischi dei server di internet non hanno una vita infinita. Se il sito si spegne e non viene rinnovato il dominio, quei dati saranno persi per sempre e rischiamo di avere più informazioni sui papiri egiziani, lo dico, qui c'è un esperto, che non sull'internet degli anni Ottanta. C'è un sito che si è preso il compito, Internet Archive, che c'è una Wayback Machine, una macchina del tempo che cerca di recuperare i siti internet morti, cancellati. Avevo un amico che ha visto dall'oggi al domani il suo blog, 2 anni di lavoro, cancellati dal provider, da un provider, e l'ho aiutato a recuperare i suoi dati con questa macchina del tempo. Quindi c'è un dato culturale che la traccia sulla carta non è solo un piacere lasciarla, ma è anche una responsabilità, perché domani, se arriveranno gli archeologi e troveranno computer distrutti con dati illeggibili, magari ci saranno anche dei pezzi di carta che loro potranno esaminare. E questo, secondo me, e chiudo, il fatto di non aver avuto la spinta per andare sulla carta ha causato anche un fenomeno strano, tale per cui noi pensiamo che dopo il male, dopo le esperienze gloriose degli anni 70 con centinaia di migliaia di copie, non ci sia stato più niente, mentre su internet sono fioriti tantissimi laboratori di satira, fatta da ragazzi in gamba, da giovani che avevano voglia di raccontare qualcosa, di cui però si è persa traccia perché non li abbiamo fotografati sulla carta. Quindi credo che sia uscire su carta non sia solo un impegno, un piacere, ma anche una responsabilità di memoria collettiva. Marco, tu hai un blog anche. Sì.
E tu pensi che su questo blog tu devi mettere anche delle vignette per divertirti o ci faresti vorrebbe... anche un'offerta a vignettisti di venire a illustrare il tuo sito? Io sono pronto a tutto, nel senso che il giornale e internet non sono nemici, sono il padre con il figlio e noi dobbiamo fare... vivere con gli strumenti che ci sono, il giornale è una cosa, internet è un'altra, il giornale deve cambiare, internet cambierà ancora, quindi non sono assolutamente d'accordo con chi dice che internet ucciderà i giornali, internet aiuterà i giornali a cambiare, si venderanno meno, ma voglio chiudere perché non si parla mai d'Europa in Italia, abbiamo fatto un dibattito di 1:10, ridere d'Europa e non abbiamo detto ancora una cagata sull'Europa, quindi sì. Cioè, volevo... Ti ringrazio. Scusate la parola Europa, quindi ti ridò la parola. No, giustamente, siccome mi hanno tagliato un po' il tempo, volevo arrivare a questo. Si può fare un po' di democrazia attraverso la vignetta che tratta il tema dell'Europa? In Italia, per esempio, c'è pochissimo nei giornali che tratta veramente dell'Europa. E come si potrebbe fare per introdurre più Europa nella stampa, sui blog, in vari media italiani, utilizzando giustamente la vignetta. Si può pensare a un'idea di questo genere o è qualcosa che vi sembra completamente fuori testa? Un'altra domanda che si imbrica un po' in questo. La vignetta ha la particolarità di essere molto spesso universale nella sua comprensione, soprattutto quando non c'è un testo o quando tratta di un tema molto conosciuto da tutti. Non si può pensare che si può anche essere un dibattito transfrontaliere a livello politico attraverso la vignetta politica che potrebbe essere diffusa su tutta la rete informatica, per esempio. Avete un minuto, non di più, per rispondere a queste domande. Cominciamo da Marco. La vignetta richiede personaggi e conoscenza delle cose. Di tutte le vignette che avete visto dietro, queste del concorso, non ce n'è una che raffigura Herman Van Rompuy. Chi è Herman? Chi sa chi è Herman Van Rompuy? Alzi la mano. Se io faccio una vignetta su HVR, come lo chiamiamo noi a Bruxelles, voi non sapete neanche chi è. Non lo sa neanche il Presidente del Consiglio che l'ha chiamato Van Rompuy. Ed è stato briefato, ancora 30 secondi per dire, se l'Europa non riesce a raccontarsi e a imporre i suoi personaggi è difficile scherzare sull'Europa. E rubo 15 secondi in più per dire, c'è una vecchia gag sull'Europa ed era che Henry Kissinger, che era il segretario di Stato agli Stati Uniti, ai primi degli anni 70, disse... l'Europa non esiste perché quando ho bisogno di chiamare l'Europa non so che numero devo fare. Quando c'è stato il trattato di Lisbona è stata creata la figura del presidente stabile dell'Unione Europea che è Herman Van Rompuy, ma lo sapete pure voi. Noi scrivemmo, raccontammo la barzelletta su Kissinger e dicemmo va bene, adesso questo è il numero che lo segretario di Stato americano deve chiamare, cioè deve chiamare Herman Van Rompuy. A parte che Obama continua a chiamare Merkel e Sarkozy, però Van Rompuy, che è comunque un uomo intelligente, ha fatto una cosa straordinaria. È andato la scorsa settimana a Washington, ha incontrato Kissinger, si è twittato con la foto dove si vede Van Rompuy con Kissinger e la didascalia era Kissinger e Van Rompuy si scambiano i numeri di telefono. Continuiamo così, ma io penso che sprovincializzare, ma non solo l'informazione, la satira, ma anche la cultura, il cinema, il teatro, tutte le varie forme della cultura sia solo cosa buona per un paese come il nostro, dove prima quando andava bene guardavamo il nostro ombelico, adesso con i recenti scandali magari si guarda anche dell'altro. E il nostro tentativo, il nostro piacere, come anche prima di pubblicare fumetti, siamo lettori di fumetti, di vignette, di satira, è quello di aver ospitato vignettisti kenioti, su questo numero abbiamo le vignette di Yannis e degli altri partecipanti al concorso, i cosiddetti editorial cartoon dei fumettisti statunitensi che fanno proprio degli editoriali a fumetti.
Questa è la sfida dalla nostra parte, cioè allargare l'orizzonte, essere sempre più curiosi, cercare voci anche in paesi lontanissimi da porgere a chi ci legge. La sfida da quella parte del palco è molto più difficile, perché vuol dire abituarsi a leggere riviste e periodici in altre lingue, aprire l'orizzonte all'informazione europea, provare, se si va in vacanza in Spagna, a comprare una copia del Jueves, il settimanale locale, che personalmente è per me un osservatorio sulla politica spagnola molto più efficace della lettura di tanti quotidiani. Quindi il succo del discorso è proprio che una dimensione della satira che allarghi il respiro all'Europa è possibile, però non dobbiamo illuderci di poterla fare da soli, deve essere un cammino che va di pari passo con la crescita culturale e intellettuale e la biodiversità delle letture da parte del pubblico europeo. Yannis, si può parlare facilmente di Europa in Grecia attraverso la vignetta? Da 20 anni non se ne parlava molto, devo dire, ma ultimamente sì. O meglio, ultimamente non è che si parli di Europa, si parla della Germania, si parla della Francia. In realtà non possiamo parlare dell'Europa perché l'Europa stessa non parla di sé. L'Europa cosa fa? Parla della Grecia, parla dell'Italia, parla della Germania, ma non parla di se stessa, non parla di Europa. Quindi non può far altro che questo. Sergio. Sì, il problema è che la vignetta presuppone, parla ancora dal punto di vista del disegnatore satirico, quindi la vignetta presuppone una sintesi, una forte sintesi che a sua volta ha bisogno e presuppone di una notizia conosciuta, cioè di qualcosa che faccia già parte dell'immaginario pubblico. Allora quando questa cosa è già nell'aria, la si conosce eccetera, tu filtri da questa cosa alcuni elementi, magari modificandoli un po', trasformandoli, esagerandoli e così via, e li fai scaturire l'idea, l'oggetto della satira. L'Europa in questo immaginario pubblico non c'è. Nell'immaginario pubblico italiano l'Europa, se tu parli di Europa da un punto di vista politico, viene in mente quel luogo dove politici italiani che hanno fatto danni in Italia o che sono comunque falliti vengono candidati, mandati là e scompaiono in questo calderone senza sapere più notizie di loro. Sì, ma a questo punto poniamo effettivamente il problema della democrazia, cioè l'Europa non ha voce per sé, perché l'Europa è solo la voce dei cittadini che hanno votato per quelli che le rappresentano in Europa. E dunque il problema non è tanto del top-down approach, sarebbe piuttosto un'altra maniera di vedere le cose, cioè perché in Italia o in Francia o in Grecia, quando ci sono delle elezioni a livello regionale o nazionale, non si parla d'Europa, non si fa capire alla gente perché, come funziona e qual è l'impatto delle politiche europee, cioè che più della metà della legislazione italiana sia di origine europea, nessuno lo discute e nessuno discute sul fatto che il potere appartiene non a una specie di magma amministrativo che si trova lassù, ma appartiene a quelli che sono eletti da voi per prendere le decisioni europee. A questo punto giornalismo, vignetta, eccetera, può giocare il suo ruolo. Vabbè, adesso vorrei almeno poter avere qualche domanda da parte dal pubblico, che non vedo perché, ecco, molto meglio. Sì. C'è una domanda di qualcuno a uno dei nostri ospiti, perché mi dicono che devo assolutamente chiudere adesso per poter rimettere i premi del concorso che l'Unione Europea, giustamente la Commissione Europea a Roma, la sua rappresentanza, ha organizzato. È un concorso della migliore vignetta pubblicata nelle media italiani e
ci sono stati più candidati e adesso vi faremo vedere un po' le vignette che sono state presentate e ci sono tre premi che vorremmo adesso rimettere a quelli che le hanno vinto. Dunque chiederei a Lucio Battistotti, che è il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, di venire là. Eccolo. Buongiorno. Scusate, buongiorno. Non è colpa mia se non vi fanno fare le domande. sono i tempi che sono stretti. Va bene, no, io credo che sia importante, dopo me lo sono sentito tutto il dibattito tra i nostri ospiti e me lo sono gustato, non sempre sono d'accordo, diciamo al 90% sì. Credo che comunque l'Unione Europea sia un'istituzione che ha il coraggio di ridere di se stessa, non sono molte, diciamoci la verità, perché noi diciamo, io sono molto contento di essere venuto qui a Ferrara in questi tre giorni, ho partecipato a vari dibattiti, a vari seminari e come rappresentanza in Italia per il secondo anno collaboriamo con Internazionale, con Press Europe perché questo festival ci sia. E perché? Perché vogliamo che si parli d'Europa e vogliamo che si critichi anche l'Europa. Ci sono stati nel corso del festival vari appuntamenti in cui si è parlato d'Europa anche in modo piuttosto critico. L'importante per me è che se ne parli e che se ne discuta perché l'Europa fa parte del nostro vissuto quotidiano e ci teniamo ancora di più perché questo festival è un festival dove il 95% probabilmente sono giovani, quindi siete voi i futuri cittadini, gli attuali e i futuri cittadini d'Europa con i quali bisogna confrontarsi e con i quali bisogna parlare di democrazia e del perché vogliamo starci ancora in questa Europa e come la vogliamo e come la possiamo cambiare. Ecco, l'importanza di questo concorso è che appunto l'Europa ha anche il coraggio di mettersi in discussione e di ridere su se stessa e credo che ci faccia molto bene, fa molto bene. Staino criticava un pochino questa concezione, io non sono completamente d'accordo che l'Europa sia solo la fossa dei politici italiani trombati, non è solo così, ma in parte è vero ed è l'immagine che viene proiettata. Ecco, io credo che assieme a Thierry e ad altri colleghi che sono qui lavoriamo anche perché non sia solo questo, insomma, ecco, noi vogliamo che l'Europa sia viva e che sia percepita in un modo vivo da voi. Ecco, questa cosa io credo che sia bello poter ridere, qui avete dei rappresentanti delle istituzioni che sono venuti a ridere con voi, insomma, e mi fa molto piacere poterlo fare. Alcune di queste vignette sono veramente veramente belle sia dal punto di vista grafico, quindi c'è sia la grafica che anche la battuta, che anche i contenuti. Sì. Quindi cominciamo la premiazione, che dite? Sì. Adesso siete riusciti a vederle tutte? No? Allora, sperando che abbiamo nel pubblico i vignettisti che hanno vinto. Noi speriamo che i vignettisti vincitori siano qui con noi, perché ci farebbe piacere premiarli. Noi comunque li chiamiamo uno alla volta. Allora, cominciamo dal terzo premio. Allora, il concorso è una vignetta per l'Europa. Il terzo premio lo ha vinto Benedetta Greco con Crisi Euro. Quindi vi invito ad applaudire sperando che ci sia. Doveva essere qua, Benedetta. Doveva venire qua. È un vero concorso, non glielo abbiamo neanche detto che ha vinto. Quindi... Sì, gli abbiamo detto aspetta, che ha vinto. Direi che la giuria è stata assolutamente imparziale. Il bello di questo concorso è che è una combinazione del risultato di una giuria tecnica che ha votato e di un sondaggio via internet. Thierry, quanti sono stati i votanti? Più che un sondaggio c'era la possibilità per tutti di votare sul sito di Internazionale e ci sono stati più o meno 2200 votanti durante l'estate. Chi non ha votato quest'anno lo faccia l'anno prossimo, cioè molti hanno votato ma c'è la possibilità per tutti, quindi è un concorso vero. Allora, il terzo premio abbiamo visto che è di Benedetta Greco, Crisi Euro, eccolo qui. Se non c'è, comunque la raggiungeremo, non è un problema. Sì, me l'avevo contattato, doveva venire, lo stavamo aspettando. Allora, il secondo premio invece è di Yannis Ioannou, Vertice Europeo. Allora ce lo faranno vedere.
Iannis, ecco, questo è il diploma con la tua vignetta, ma ci sarà anche qualcos'altro. Grazie e congratulazioni. Merci a toi d'être ici. Allora, il primo premio... Che speriamo è anche qua. Che speriamo ci sia, abbiamo avuto la fortuna di avere Iannis, che tra l'altro ha partecipato anche al dibattito. Il primo premio lo ha vinto Mauro Biani con Europa in Libia su Liberazione. Mauro, eccolo. Ah, eccolo qua. Grazie. Complimenti, siamo... Questo... Vieni. Ecco, fa piacere che anche tu sia qui, vuol dire qualcosa. Niente, ringrazio sia chi mi ha votato, diciamo, come si suol dire, da casa, sia la giuria. Sono contento che abbia vinto questa vignetta, tutto sommato una vignetta particolare che, insomma, pur se molto europea rispetto anche a quello che dicevate prima, perché non ci sono parole, appunto. Tutti esatto, è una che è assolutamente universale, tutti la possono capire, penso. Quindi grazie, anche a nome di Liberazione, che è contenta pure Liberazione. Bene. Allora, ancora complimenti, ma non è finita, perché abbiamo ancora due premi. Felicitazioni, se pa fini. Difficile di scegliere, perché le vignette erano di talmente alta qualità che è stato un po' difficile di avere solo tre premi. Sì, quindi veramente devo dire, anch'io ho visto queste vignette, sono piaciute moltissimo e appunto sono piaciute molto anche ai lettori di Internazionale che le hanno votate. Allora abbiamo un premio speciale della giuria, questo che va ad Andrea Righi con Economie a confronto. Non è una vignetta molto ottimista, come vedete, per il nostro futuro. Speriamo di riuscire a sfatare quello che è il contenuto di questa vignetta. Questo è il premio speciale per la giuria e poi abbiamo anche un premio speciale del pubblico, cioè vuol dire che anche questa vignetta, la vignetta che seguirà, è stata molto votata dal pubblico. È una vignetta di Luca D'Ambrosio. Luca, che è Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Luca c'è in qualche parte, eccolo. Anche questa, direi, purtroppo, beh, complimenti per la vignetta, Luca, ma purtroppo parla da sola, sì, no? Sì. Puoi dire una cosa? No, credo, grazie a tutti, alla giuria, credo che sia una vignetta che prende allo stomaco, allo stesso modo come loro hanno preso allo stomaco tutti quanti. Come vedete c'è anche qui un po' di Europa, purtroppo non nella sua migliore accezione. Quindi grazie a tutti per aver partecipato al dibattito, ai nostri ospiti che hanno animato questo dibattito, ai vignettisti che ci hanno dato la possibilità di premiarli, alla giuria che ha lavorato, al pubblico che ha votato, agli interpreti che hanno lavorato e permesso a Iannis di capire quel che c'è stato. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo anno. Allora.